per la prima volta probabilmente si abbina qualità di gioco e finalizzazione, no? Era quello un po' che era venuto a mancare nelle ultime settimane, dove il Catania, ad eccezione della partita col Palermo, aveva disputato buonissime gare, aveva sbagliato troppo troppo. Sì, ogni tanto ovviamente succede anche questo. Noi, come abbiamo sempre detto e sostenuto, non abbiamo mai perso di vista quello che è la qualità del gioco, quello venendo da tre sconfitte, ma abbiamo sempre guardato quella che è la prestazione. Come benissimo hai detto tu, noi non possiamo ricordarci nulla nella partita che abbiamo disputato con la Lazio e la Fiorentina, a parte appunto la risolvenza sotto porta. E col Palermo non siamo stati così incisivi, perché non erano state la settimana precedente, proprio il calcio ha fatto anche dei contenuti che poi al di là di quelli dei contatti, ci ha fatto anche dei contenuti mentali, pur trattandosi sempre di ragazzi, probabilmente anche la tensione di una gara col Palermo, in verti, l'avevo probabilmente non era discorso, sentita, magari in una ragione attuale. Allora, dal vostro punto di vista, comunque come società, come dirigenza, come aspetto tecnico, per voi questa è una stagione sicuramente importante, è iniziato un percorso nuovo, inizia un nuovo ciclo. Avete più volte detto che comunque l'aspetto risultato va passa in secondo piano e diventa un conto. Però ritengo, a mio avviso, questa partita acquisisce un valore importante per i ragazzi, perché comunque i ragazzi il risultato ne tengono conto. E vincere dopo, è vero, le ultime tre sconfitte, ma è anche vero che il Catania vincere in casa da partita con il Livorno. Quindi la risposta che hanno dato sul campo è stata molto importante, credo, anche su questo piano. Il fatto che dal primo minuto hanno voluto davvero vincere, non sono andati a cercare non solo il gioco ma anche il risultato. Sì, ma che passa attraverso il gioco? Qui nessuno piace perdere, perché piace vincere, perché sarebbe poco se allora dicessimo che non ci interessa totalmente. Diciamo che il risultato deve essere profilo di determinati concetti, di una prestazione e determinate logiche. Noi ci stiamo impegnando al massimo sotto questo punto di vista e si spera che le logiche sempre vadano al di là di determinati altri tipi di aspetti. Stiamo lavorando su questo punto di vista, ne siamo anche contenti, pur essendo anche consapevoli che il percorso che dobbiamo fare è sempre lungo, con i ragazzi bisogna sempre stare attenti e veicolarli sempre nella maniera migliore, cercando di fare scelte migliori, perché oggi calcio è diventato purtroppo anche un modo per un altro dove ci sono troppe situazioni che vanno entrando nel campo di gioco, noi dobbiamo essere bravi, la società in questo senso di monitorare tutti gli aspetti. Oggi si è ritrovato l'avversario, Gargiulo, Marchand e Dando. Non so se ancora sono avversari del Catania, questo mi sfugge, ma il suo giudizio, comunque sono tre ragazzi che lei ha avuto. Sono ragazzi educatissimi, sono ascoltato il primo e dopo la partita. Su questo punto di vista ne sono assolutamente contento, perché i rapporti umani, come sempre, all'interno del calcio Catania non al di là di un risultato di calcio. Però hanno perso la partita, sono stati educatissimi, di questo non avevo dubbio, perché ho allenato so che i ragazzi sono. Poi per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico non parlo più, perché quando il ragazzo viene da Catania non tocca a me fare giudizi come quello di me. Però lo teneva per giuro, perché comunque lo ha stretto bene, cioè per giuro alla fine è stato ben annullato. Non posso dire i ragazzi, sì. Ma se è stato per giuro qualsiasi altro nuovo o altra squadra che i ragazzi avrebbero fatto la stessa partita. Sicuramente. Sarei bravi la parte centrale ha già fatto molto molto. Sì. Mi stai dando complimenti. Complimenti anche perché il Catania ha tenuto il pallone del gioco per tutta la gara, anche quando è stato escluso Petkovic. Quindi è stato diciamo preparato anche psicologicamente durante la settimana, non il fatto dell'esclusione che era aspettata, però di lottare per tutta la partita anche sul 2-0 sul 3. Questo sono contento di questa domanda, perché questo è sintomatico del fatto che pur essendo in 10 non abbiamo cominciato a sparare i palloni, ma abbiamo cercato sempre la manovra e cercare di uscire con fraseggio. E di questo posso essere solo orgoglioso e dico bravi ragazzi. Okay. Ultime giornate tra Canna e Volare, no? 2 anni fa, in un certo senso, anche se
fare paragoni con ogni anno non è mai facile, anzi è impossibile, perché ogni anno inizio un percorso nuovo. Ma comunque l'esperienza di 2 anni fa è simile, perché comunque anche 2 anni fa inizio un percorso nuovo, la squadra era più giovane rispetto a me in mezzo di intercampionato. Ma riuscì a centrare la qualificazione l'ultima giornata di campionato. Adesso saltato comunque le partite difficili, quelle proibitive, perché comunque il calendario era posto per gran parte delle partite all'inizio, cioè questa squadra può arrivare alla finale, cioè ha nel DNA che comunque la qualità di gioco la esprime, se comincia ad avere la risultanza che ha mostrato oggi, cioè, si può sperare in questo risultato. Guardiamo partita dopo partita, cerchiamo, speriamo di fare questo tipo di prestazione sempre, dare consecutività al gioco che abbiamo penso spesso da un po' di tempo a questa parte su queste diciamo linee. Poi torno di prese, le ultime 3 partite siamo là, non ce la giochiamo per andarci ovviamente, non sarebbe anche assurdo il contrario, ma soprattutto per come detto benissimo tu, perché i ragazzi sarebbero ulteriormente felici e soddisfatti di una stagione che vedrebbe bene in ogni caso, ma ciò non toglie tutto quello che abbiamo fatto, tutto l'ottimo.